Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Henry Garcia e oggi vi presento l'ultima novità degli Z5, Hellhound, un coltello pazzesco, un ciopperone, ma andiamo a vederlo insieme. Come detto, eccolo qua con il suo fodero che andremo a vedere dopo, eccolo qua, una bestiaccia. Guardate come si impugna anche con la mano sui piatti. Hellhound, eccolo qui, bel finger, 28 centimetri totali, ragazzi, taglio utile sono 12 centimetri, totale lama sono 15,5, peso 423 grammi, sono 5 mm di spessore, in punta sono 2,3, 423 grammi, quindi una bella bestia, eh? Ovviamente acciaio D2. Veramente, veramente una bella, un bel ciopperone. Andremo a vederlo, andremo a testarlo. Manicatura ovviamente G10, qui spaziatori neri. Adesso vi faccio vedere il discorso della scritta sul piatto sinistro, Hellhound. Questo bello svaso, una guardia inferiore con un foro. Come potete vedere, la manicatura stavolta monta dei barilotti forati, dove si può ovviamente mettere un'asta o insomma quello che volete, perché sono passanti. Svaso sopra, un piccolo jimping qua. Beh, veramente veramente bello. La manicatura poi viene fissata con due pinze, vedete? Uno qui e uno qua. All'altra parte abbiamo il logo degli Z5. Il fodero, ragazzi, ha sempre l'attacco bello classico che usano gli Z5, molto comodo, orizzontale, ma come potete vedere è stata messa anche una fettuccina, che poi ce ne sarà un'altra, per il porto orizzontale. A chi non piace quello verticale si può fare passare il passante qua. Ovviamente i fori di scolo per l'acqua piovane, fodero che ha la sua ritenzione pazzesca, eccolo qui, si sgancia in un attimo e via. Ovvero bello, davvero comodo, si muove il vento, tutto. Vediamo un attimo l'affilatura, guardatevi il foglio, si muove tutto, una storia, come me l'ha mandato Fabrizio, se c'è da ritoccarlo o no. Ragazzi, bomba a mano, bomba a mano. Beh, allora lo testiamo? Vediamo questa bestia qui come va. Beh, bimbi, ci siamo, allora vediamo un attimino in Batoning questo Hellhound lì come va, eh? Sta bestiaccia senza guanti, eh? Giù di punta, ma drizziamolo subito. Boh, maledetto il cane Deva. Boh, a potenza assurda. Potente, e 420 grammi, minchia, oh, è potentissimo, eh? Spacca di brutto. Vabbè, questo qui. Passa qualcosa di più nodoso,
Sto qui che mi sta sulle palle, sto tronco qui. Poi ci si lavora male così, eh. Boia. Oh, se ne fa discorsi sto ortello, eh. C'è poco da fa. Anche sulla manicatura, ragazzi, non succede nulla, se ci si picchia. Boia. Fatica, eh? Oh, ho picchiato una telecamera, ho fatto un casino. Potenza assurda, potenza assurda. Allora, c'è tanta gente che dice sì, ma assomiglia all'uro della Vander, assomiglia un po' al Serban. Sì, ragazzi, assomiglia, ma è diverso. Assomiglia, forse no. Ora, diciamo la verità, lo dico io. Fabrizio di Z5 è innamorato della Vander Tattica. C'è di anche questo. Ma non è che fa i cloni della Vander Tattica, cioè. Vediamo tutta anche la linea del Z5. Questo comunque, ragazzi, è una bestia assurda. Mi piace da morire. Va da paura. Continuiamo. Vediamo un po', eh. Sono sul nodo, eh. Guardatelo, eh. Un picchio su un nodo, eh. Cazzo, l'ha violentato. L'ha violentato questo sto legno vivo. Guardate vivo. L'ha violentato. Oh. No, bimbi. Guardate va. Guardate com'è fibroso questo qui. Cioè, guardate il nodo dentro. Potente. Potente, potente, potente. Porca vacca, è una bestia, una bestia. Allora bimbi, solito leccio, eccolo lì, quello del DMP e del Vaia, e ora ci si prova con lui, vediamo se lui lo apre in due, lo vediamo. Per ora il leccio vince su tutti gli ortelli, si è provato, eh? Ora si guarda. Che c'è venoso questo qui dentro. Deve entrare, è entrato, eh. Però ragazzi, questo lì budello di nena, ragazzi, un macello, un macello. Il laser ci vuole. Niente, via. Anche lui però è andato più a fondo degli altri, eh. Ragazzi, questo tronco qui è un macello. Vuole, non so cosa ci vuole. Boia. Oh, magari te fra 2 giorni lo può anche spaccare, però te, questo si fa. Ci vorrebbe anche un martello diverso. Ah.
Dai, è l'Hound. Tosto, eh? Lo sta aprendo, eh? Ma de. E poi sì, ma è mezzo sciocco questo, è un bastone, ma è mezzo sciocco. Ho preso un martello sempre di legno, ma è mezzo sciocco. Eccoci, bimbi. Grande, grande Hound, potenza, la potenza. Questo leccio ha trovato il suo vincitore, eccolo qui. Dopo esserci piantato il DMP e il Vaia, e l'Hound l'ha fatto fuori. Vabbè, magari sarà stato un po' indebolito anche da quell'altri due, però ragazzi, tanta roba, eh? Allora, bimbi, continuiamo un attimino l'altra metà, vediamo un attimo. Vedete? Ha rotto, comunque. Eccolo qui. Ci piace. Allora, bimbi, sempre con l'Hound, secondo giorno di test, continuiamo la prova. Oh, allora, io l'ho abbassato, l'ho tagliato questo tronco qui, però è sempre scivoloso, eh. Ora ci metto più in mano perché... Cioè, te che posso stare a fare le seghe tutto il giorno col coso, via, a sciocchi, eh? Oh, tanto per capirci. Allora, niente, basta, Batroning penso che basti. E andiamo, vediamolo su altre tecniche come va sto ciabattone lì. Allora, vediamo un po' sul taglio netto come va. Briciola. È potente, eh? È potente, sudicio tutto lezzo, è potente. Io vediamo un attimino per fare le tacche come se la cava. Era un po' imbranato, vediamo, che grosso è, ragazzi, ciabattone. Allora, anche se usando legnacci come questo, sono tutti fibrosi, lo vedete? Riesce a fare delle tacche, però ovviamente non ci si lavora bene, eh?
è talmente potente che bisogna stare attenti perché come si va giù col martello porta via tutto. Quindi ovviamente non è per lavori di filo. È chiaro questa cosa, però era tanto per vederla, va bene? Ovviamente facendo batoning il laccino si è rotto, il soldatino, come lo volete chiamare. E quindi vabbè, lo leviamo. Buono, vediamo se si fa un picchetto. Come va? Anche in inglese nessun problema. Io inizialmente pensavo che la guardia inferiore, ora ve la faccio vedere, eccola lì, vedete, mi dasse noia qui, mi dasse noia alla mano. E invece, onestamente, senza guanti, senza nulla, non mi preme, non arriva a darmi noia, stranamente, perché appena l'ho visto l'ho detto subito a Fabrizio, questo è un problema, questo sarà un problema, e invece no. Poi magari mani diverse della noia, eh? Io dico sulle mie. Comunque, inglese va bene. In chopping nessun problema in arretrata. Andiamo un attimino di fargli l'attacco. Quindi senza stare tanto a fare ricami e nulla, attacca quella normale, guardate. La fa alla grande. Questo legno è un po' storto, però insomma, e nessun problema. Pare è il suo, eh? Fantastico, eh? Forse magari se si continua è meglio mettere i guanti perché un pochino scalda in fondo la manicatura, il G10 scalda, però cioè guardate anche la potenza che c'ha. Beh, vediamolo in altre tecniche. Allora, vediamolo su pulizia di un ramo. Questo è un troncone qui. Vediamo un attimino sulla pulizia. Come va l'allround. Ovviamente quelli più piccini che mi fa ridere è un'altra ossa. Allora, senza guanti scalda qua, senza guanti scalda qua, ragazzi. Ci vuole un guanto perché parte finale il codolo un po' dà noia, eh. Poi, è rotto. Guarda questo. È fatioso, eh? È fatioso. Però il suo lavoro lo fa, eh? Sì, bisogna, ci vuole guanti. Fa lavori gravosi, ci vuole guanti. Vai. Allora, guardate, il cambio Alessio, Alex Snake Survivor, e che ora ci dà di chop via. È chopperone.
gua. Enorme, enorme. Lo so. No, no, ma va, va. E va, e va. Eh? Sì, sì. Sì, sì. È un bel chopper, dai. Bene, vediamo un po' i ricciolini. Come siamo messi a ricciolini? Hellhound, Hellhound. Meglio sì, vai. Beh, ragazzi. E fa, eh? Vediamo un po'. La grattugia. E scaturisce un po' di trucioli, eh? Allora sapete, no? Si prova l'accensione e vediamo cosa fa. Le bimbi, a me mi dispiace, l'unico punto che c'è di sole in tutto questo bosco è qui, picchiavi sul ciocco. Ma guardatevi, guardate dietro di me, guardatevi. Qui dove c'ho qui. Cioè, dietro di me c'è nulla e qui guardatevi. Vabbè. Il sole bacia belli. Il sole bacia belli, sì. Allora, sulla dorsale no, perché c'è tutta la... il disegno e quindi niente. Allora, o qui sopra o al finger come al solito. Vediamo un po'. Più casinoso questo, eh? Poi si sciupa un po', come mai? Vabbè, dai, da sopra, dai. Eccolo lì il fuoco. Ma se lo vedete, che sopra è meglio, dai. Dove c'è lo svaso per il pollice. Da sotto diventa un po' più problematico. Comunque, l'accensione viene effettuata. Quindi, bravo Fabrizio, perché se non si accendeva ti tiravo il collo, ti tiravo, te lo facevo rifare, ti facevo fare un qualcosa per accendere il fuoco. Ragazzi, prova di punta. Vabbè. Inutile, c'è una punta a carro armato. Boh, è venuto fuori. Beh, ragazzi, bestia assurda, eh? Allora, bimbi, io niente, tiro su un attimino, se no si diventa gobbi, eh? E no, mi è piaciuto anche a Alex Snake Survival e niente, è un bel cioperone, è un bel cioperone, vero? Bello, bello. Tanta roba. E, ma ovviamente dalla linea si capisce, eh? E, sul fino un po' ne risente, è normale, ma sul fino si passa a qualcosa di più piccino. E niente, io ora vi mando a casa per le conclusioni finali e vedere quanto filo ha perso. Vedremo un attimino in due giorni di test quanto filo ha perso l'Hellhound. Bene, ci si vede a casa. Ciao. Allora, ha stroppato 30 botte, 15 di V e 15 di va. E il risultato è questo qui. Ragazzi, si riaffila subito, come tutti i D2 che fa Fabri, è pazzesco.
Comunque abbiamo un coltello, diciamo, abbastanza premium, eh? Bella linea, inclinazione che ti porta a fare delle scioppate incredibili. Ricordiamoci che comunque barilotti e pinze in carbonio e spaziatori carbonio. La lama, il taglio utile non è che poi sia tanto, ma volendo uno se lo può personalizzare anche, lo può chiedere anche un po' più lungo se vuole, eh? Lo potete far fare di misura che volete voi. Ok? Questo comunque è un bel prodotto, bello, veramente bello, un bel coltello, sì, mi è piaciuto molto. Qui si chiude la recensione dell'Allround, questo sarà presente alla fiera Ora di Militalia, noi saremo presenti 21 e 22 ottobre, stand Z5, c'è anche Cosmai, quindi potete vedere anche le sue creazioni. Un saluto a tutti da Eric Garcia.